Ciao ciao, buonasera, videocreazioni. Sì, mi vedete così quando sono che non mi si può guardare in uno stato pietoso. Ciao ragazze, quando mi vedete così sappiate che non sto proprio al top della mia forma fisica. Allora, videocreazioni, oggi è un videocreazioni un po' speciale. Un po' speciale perché in questo video creazioni, che sarà piccolissimo, perché purtroppo alcune creazioni, purtroppo perché per piacere alcune creazioni non le ho più con me, quindi non posso mostrarvele, vi metterò eventualmente una foto o un video. In questo video creazioni ci sono tutte creazioni realizzate con questi fantastici cabochon. Di chi sono questi fantastici cabochon che mi vedete spessissimo utilizzare? Sono di Manipolarte Bijou. Manipolarte Bijou la trovate qui su YouTube, proprio con il nome di Manipolarte Bijou. Poi la trovate anche su Instagram. Il bigliettino non è forse recentissimo, ce l'ho da un po'. E anche su Instagram. Lei si chiama Silvia ed è una persona stupenda. Perché vi mostro questi bijou, questi cabochon? Perché Silvia è una persona bellissima, stupenda e è un po' pazzerella come me, fa anche lei dei video un po', come dire, strampalati. Scusa Silvia, cioè mi fa ridere tanto perché non è una ragazza costruita e naturale e quindi anche lei nei suoi video spontanei mi fa fare un sacco di risate. Allora, visto che io compro tantissimi dei suoi cabochon, voi sapete che io amo fare cabochon, ma non potrei realizzare tutti questi fantastici cabochon come li realizza lei. Vi mostro anche il retro, con sfumatura di colore, con porporina, con sa lei, insomma, quello che utilizza, ma sono veramente fantastici. E anche se io li realizzo, non potrei realizzare tutte queste cose, questi cabochon stupendi. Quindi io ne faccio qualcuno per me con il mio modo. Ma ovviamente lei è un'artista di cabochon, poi li resina e quindi io ho proposto alla cara Silvia, dico: Silvia, che ne dici se mostro un po' dei tuoi cabochon in un mio video creazioni e a quelle che mi seguono sul mio canale diamo un piccolo omaggino? Lei giustamente è stata contenta ed ha detto: ok, Gabri, e quindi oggi ci rincontriamo perché vi mostro questi miei bijou realizzati con i cabochon di Silvia, ma vi dirò anche che avrete tempo da oggi fino alla fine di aprile, avete come promozione un codice sconto, cioè se vi mettete in contatto con Silvia Manipolarte Bijou e decidete di acquistare i suoi fantastici cabochon, per chi è iscritto al mio canale potete utilizzare un codice promozionale, uno sconto del 15% scrivendo semplicemente briga 15 e lei saprà che siete arrivati a lei tramite me e quindi vi farà uno sconto sull'acquisto dei suoi fantastici cabochon. Ve ne mostro qualche altra coppia. Guardate, cioè, no, sono uno spettacolo, veramente, sono bellissimi. E questa cosa è partita da me perché sono troppo belli e quindi veramente sono stratosferici. Poi le fa in tantissime forme, con tantissime texture, colore. Guardate anche queste navette. Poi fa i triangolini. Allora, ora procedo col mostrarvi. Qui
Ho utilizzato una navette sfumata in questi colori, volevo veramente osare e quindi ho creato questo orecchino con mezzi cristalli da 6, con dei fiorellini e con queste perline che non ricordo mai il nome e con questa filigrana a forma di foglia. Questi perni acquistati da AliExpress, mi sa, sì. Poi passo a mostrarvi questi fatti con queste fantastiche gocce. Questi sono i miei. E sempre ovviamente di Manipolarte Bijou in questi colori che io amo. Io amo il terracotta, l'arancio, i verdi. Questo ho fatto anche il retro. Sono finiti. Non so se già ve li ho mostrati in qualche video creazione, non ricordo. Eccoli qui, veramente belli, belli, belli. Poi vi mostro questi che sono sempre dei cabochon a forma però di goccia più piccina. Vedete? C'è una bella differenza. Sono molto semplici e ci ho messo questo perno che ho acquistato in un negozio fisico di Napoli. Vedete che come con delle semplici gocce si possono realizzare grazie a questi fantastici cabochon degli orecchini semplici ma che si fanno notare. Ultimo, qui ho utilizzato questi triangoli ed ho creato questa forma strana utilizzando un altro triangolino. Goccia è una goccia messa qui e l'ho incastonata anziché renderla pendente. Facendo un video pessimo. E qui vedete che splendore. Triangolo, triangolino, goccia e ho realizzato quest'altro orecchino. Quindi vi rimostro brevemente al volo gli altri. Qui ovviamente il retro non c'è. Dovrò preparare tutti i retro. Così da poter ammirare veramente la bellezza di questi fantastici cabochon. Se vi va di creare anche voi qualche orecchino al soutache con questi fantastici cabochon, sappiate che basterà che contattiate Manipolarte Bijou. Ecco qui, poi vi metterò anche nell'info box, la trovate anche su Instagram. Ve ne mostro qualcun altro. Cioè, guardate, ragazze, splendore, splendore. La contattate e scrivete, dite che avete un coupon, scrivete Briga 15 e potrete usufruire di uno sconticino che sarà valido fino alla fine di aprile. Quindi avete più di un mesetto e niente, video brevissimo, vi lascerò poi una piccola parte registrata di qualche altro orecchino realizzato con questi fantastici cabochon di Manipolarte Bijou. E grazie Silvia per, insomma, per questa opportunità, per le iscritte al mio canale ed un bacio grande grande. Ciao, baci. Altro paio di orecchini in partenza. Questi fanno parte di tutti gli orecchini e bijou che sto realizzando con questi fantastici cabochon che sono quelli di Silvia Placuzzi in arte Manipolarte Bijou. Veramente sono dei cabochon fantastici e insomma poi vedrete che ci sono delle novità riguardo questi cabochon. Ve lo dirò in un prossimo video. Io li trovo veramente bellissimi,
in tutti questi colori e sfumature, e Silvia ha veramente un modo di utilizzare i colori per creare i cabochon molto molto nelle mie corde e mi piace tantissimo utilizzarli. Vi mostro anche il retro perché mi permette di giocare tantissimo con i colori, anche se in realtà i modulini sono molto semplici. Ed eccoli qua in tutta la loro bellezza. Mi spiace che oggi la giornata non è proprio bellissima, però insomma penso che si vedano. Ciao! Eccoli. Veramente fantastici.